Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano da lui da ogni parte. Quello che abbiamo appena ascoltato nel Vangelo è qualcosa di assolutamente inusuale. Un lebbroso non poteva affatto avvicinarsi a una città, figuriamoci a una persona. Quel lebbroso aveva soltanto meritato una semplice, tra virgolette semplice, condanna a morte. Questo sanciva l'Antico Testamento. Addirittura i lebbrosi praticamente ricevevano un funerale durante la loro stessa vita, cioè nel momento in cui contraevano la lebbra e ciò era risaputo, i sacerdoti dovevano celebrare, tra virgolette, il suo funerale e spedirlo fuori dalla città, lontano, in regioni dove assolutamente non fosse messo in contatto con la gente, ecco, della città. Quindi quello che accade in questo Vangelo è assolutamente un qualcosa di lontano, di impossibile alla percezione appunto del popolo di Israele. E questo perché la lebbra era considerata, giustamente diremmo forse noi, la malattia proprio più grave, forse una vera e propria maledizione data da Dio. Ecco allora che l'atteggiamento di Gesù ci deve stare a cuore oggi. È interessante vedere come prima di guarire questo ammalato, questo lebbroso, Gesù lo avvicina, lo tocca, ha proprio anche misericordia. Ma se andiamo a vedere immediatamente dopo la guarigione, addirittura Gesù gli dice: vattene, vai direttamente dai sacerdoti, non dire niente a nessuno. Insomma, cambia proprio quasi l'atteggiamento che ha Gesù. Questo cosa ci vuole dire? Che noi tante volte davanti alla malattia, ma davanti alle sofferenze degli altri, con le nostre sofferenze non ci capita, con quelle degli altri sì, cioè davanti alle sofferenze degli altri subito diventiamo una vera e propria ipocrisia, no? Mettiamo sulla nostra, sui nostri atteggiamenti, sul nostro modo di fare, quasi che il male sia da buttar fuori, sia assolutamente un qualcosa di inaccepibile, no? Di incomprensibile, non ci deve essere nella mia vita. Tante volte sentiamo anche la Chiesa stessa, per esempio, dire: attenzione, non festeggiamo Halloween, perché Halloween che cos'è? Un voler mettere fuori la morte dalla propria vita, banalizzandola, ridicolizzandola, ecco, quello è per la morte. Però tante volte questo atteggiamento di banalizzazione, di assoluta proprio lontananza dalla malattia, come se fosse qualcosa che non deve mai capitare, che non è proprio comprensibile, non è compresa, ecco, nel pacchetto della vita che ciascuno di noi ha, ecco, questo è un atteggiamento che noi abbiamo di solito. Abbiamo costruito le case per i malati terminali, per allontanarli dalle nostre abitazioni. Stiamo costruendo anche qui nel territorio della nostra diocesi, già esistono addirittura delle case, delle stanze che le pompe funebri mettono su perché il morto non stia più nella casa, ma stia fuori e si vada prima del funerale a onorarlo, a salutarlo, ma in casa il morto non deve entrare più. Cioè stiamo facendo scendere nella nostra ordinarietà, nella nostra abitudine, quest'idea della perfezione dell'uomo, e quando un uomo è affetto da qualche malattia o addirittura arriva la morte, lo dobbiamo cacciare fuori. Questa è la mentalità
che circondava i poveri lebbrosi. Noi la stiamo catapultando nella nostra vita, mettendo ai margini, direbbe Papa Francesco, alle periferie, quelle che invece per noi cristiani, e lo sappiamo, sempre Papa Francesco lo dice, sono proprio l'immagine delle piaghe di Cristo. Oggi Gesù ti viene a dire: sì, io ti guarisco, io ti vengo a salvare, ma sappi che tu devi salvare la tua vita da questa lontananza che prendi dalla malattia, dalla sofferenza, come un qualcosa di incapitabile, di incomprensibile, quando invece è l'occasione per crescere. Abbi il coraggio di toccare anche tu con mano i luoghi di sofferenza, le situazioni difficili che ti capitano nella vita, nella tua famiglia, fuori di essa. Non dico vattene a cercare, ma quasi, perché diventano un luogo lì dove tu impari il valore vero della vita, lì dove tu impari che la vita non è perfezione del corpo, ma è amore che cresce. E allora oggi chiedi perdono al Signore se magari qualche ammalato, qualche situazione grave l'hai voluta così, mettere ai margini della tua vita, soprattutto se questo è capitato a qualcuno della tua famiglia. Oggi ricevi dal Signore invece la forza di toccare con mano, come Lui ha toccato quel lebbroso, di toccare con mano questi fratelli, non certo perché possiamo fare i miracoli, potrebbe anche succedere, come è successo a tanti santi, ma un miracolo lo possiamo fare tutti, quello di esprimere con la nostra presenza, con la nostra vicinanza, col nostro amore, la presenza e l'amore di Dio che guarisce il suo popolo, non tanto e semplicemente con i miracoli di turno, no, ma facendo sentire che la vita vale la pena di viverla, scusate la ripetizione, sempre, anche quando la malattia sembra poter togliere ogni bellezza all'esistenza dell'uomo. Buona domenica.